Buongiorno, come va? Chi c'è? E sei vecchietto? Eh? Sei vecchiettino? No. Allora, attenzione, manca poco, volo giù, eh. Insomma, due parole sul sentiero, Ale? Ma il posto è meraviglioso. Non capisco come ci potessero abitare in questi posti, ma c'era evidentemente della gente con polmoni e gambe d'acciaio che tutti i giorni se la faceva comoda. Io sinceramente ho bisogno della bombola d'ossigeno, ma il posto ne vale veramente la pena. Eh sì. Panorama meraviglioso, se non ci fosse foschia. Però è tanta roba, ragazzi. Va provato. Comunque la parte iniziale è stata dura, ora si sta ammorbidendo. E si va un po' in discesa. Il buon Dario mi sta conducendo per sentieri non troppo pesanti, visto che ho il fisico di uno slimer, di quelli degli HK fantasmi. E quindi... No. Alla Toscana, Maremma Maiala alla Toscana. No, con sto peso qui la salita si fa sentire, però dai, neanche nulla di che. Finora sì. Ha detto voleva rotolare di giù. Io. Finora. Forse che c'ho la lingua in terra, ce lo dico. Ricordati che se mi tiri giù. Le chiavi della macchina sono nella tasca destra, Le rotte chiavi. Ma poi secondo te con la forza che c'ho ora non tirerei giù un altro chihuahua. Figuriamoci. C'era dei peli lì lungo la scala. Peli di culo, la gente quando vede questa roba rigida tira così. Saremmo mai alla. Sì, ma te l'ho detto, tu te ne sei. Te ne sei approfittato, perché sai benissimo che te sei più allenato e mi vuoi vedere se ci lascio peli anch'io. Ma io te l'ho già detto, non ho problemi, te la do questa soddisfazione, te la do. Io e te però non si esce più. Ammazzato, ma ne è valsa la pena. Che angolino, Fantastico. Qui è perfetto, guarda. Lì secondo me è il suo. Sì. C'è tutta la legnetta che uno vuole. Bravo. Bella secca, da tagliare a fabbricare come. Devo per dire come si vede spesso. Bello, Molto. Buongiorno. Ciao. Come va? Direi bene. Non corre, andare a tagliarsi, gabbrega. Il coltello spesso e volentieri viene usato in maniera impropria. In questa maniera qua abbiamo tutto quello che serve, non ci siamo dovuti ammazzare e ci abbiamo tutta la roba necessaria per cucinare tutte e due. E oggi dimmi un po', ristorante che propone? Fagioli all'uccelletta, alla Toscana. Ricetta della nonna. La nonna Bruna? Affanculo a chi ci vuole male, hai capito? Via, comincia a darmi da fare anch'io, Bravo. Io ti faccio lavorare solo te.
Dopo mi danno anche dello schiavista. Sì, tanto non è bastato farmi fare quella salita lì, eh? No. Esche di canapa, ho trovato qualche video online e poi eventualmente ne farò uno anch'io perché le reputo molto utili, leggere, comode, pratiche, anche se si bagnano si riutilizzano serenamente. Una volta che l'abbiamo aperta con un coltello va un pochino sfatta, sfibrata in questo modo e si cerca di creare un piccolo nido, comunque prende immediatamente, basta una scriccata con l'acciarino e prende il volo, abbiamo subito il fuoco. Fatwood ricco di resina, eccola qua la parte più scura, utilissima in caso di necessità. Ripeto, oggi non serve particolarmente perché abbondiamo di legna secca, esche, però l'ho trovato qualche settimana fa, lo voglio usare perché, come si suol dire, mi piace vincere facile e poi perché mi fa piacere usarlo fondamentalmente. Nuovo. Aveva odore di resina pazzesco. Allora, oggi si fa una ricetta, come ha detto Alessandro prima, molto particolare, fagioli all'uccelletto alla toscana della nonna Bruna. Allora, cosa prevedono? Cipolla, olio, salsiccia che abbiamo laggiù, si mette in padella un pochino di olio, si fa rosolare cipolla e il peperoncino che però non c'è. A dire la verità ci vorrebbe anche l'alloro e un po' di rosmarino, ma ce lo siamo scordati a valle. Ma ce lo siamo scordati anche quello. Una volta che la cipolla imbiondisce un pochino, ci mettiamo la salsiccia, io magari a pezzettini, che almeno mi si abbrustolisce un pochino di più. Una volta che anche quella ha preso il colorito, si dà una sfumatina col vino, pomodoro, se si ritira troppo un pochino di acqua. Una volta che anche le salsicce si sono insaporite bene col pomodoro, ci tiriamo i fagioli, 5, 6, 7 minuti di cottura finché non li vediamo un pochino sfatti. E poi si pappa tutto con pane e focaccia. E ora all'opera. L'importante è avere tanto risultato. Olio. Allora, adesso due belle salsicce, o tre, o due e mezzo, come facciamo noi, a tocchetti, io preferisco così, o come volete, è lo stesso, e le tiriamo nella padella dove abbiamo fatto rosolare la cipolla con un pochino di olio. Questa è la famosa sfrigolata, eh? Anzi, questa qui è ricetta di famiglia, eh? Yeah. La faceva la nonna, che è sempre viva, grazie a Dio, eh? Ciao nonna! Faceva la nonna Bruna. Non a caso siamo cresciuti sani, diciamo. Ora, sani. Dipende da che punto di vista. È un parolone di quelli seri. Diciamo che siamo cresciuti, poi dopo il resto è da vedere. Loro non possono sentire, ma. No. C'è un odore. Allora, ragazzi, dopo che la salsiccia ha perso il suo grassettino, ci si dà un goccettino di. Ecco, ora però mi stanno bruciando i manici, dopo la piglia Gesù questa qui. Ecco, goccettino di vino per dargli un pochino di sapore. Chi preferisce di più, chi preferisce di meno, quello a gusto vostro. Ce ne vuoi di più? Pomodoro? Di più. No. Scusa, non è cascato, meno male. Sì, che buono. Un po' di pomodorino, ora si fa ritirare ancora un po' e ci siamo.
I fagioli si sono ben sfatti. Ma per le cose buone ci vuole il suo tempo. Guardate ragazzi come ha tirato fuori bene il sughino. Ecco, quella lì è la polpetta, che dopo la polpa, il sugo, via. Non so come dite voi, la polpetta. Che dopo va unta ben bene con il pane o con la focaccia. Noi con tutti e due, pane e focaccia. Anche meglio, eh? Eccolo. Vedete che bel sughino. Mi dispiace solo che non riusciate a sentirne l'odore, perché è una cosa da svenimento. Qui è come ci siamo organizzati, vi volevo far vedere. Abbiamo trovato un angolino di bosco veramente straordinario, vicino al letto di un fiume in secca, immersi nelle montagne. Cuciniamo qualcosa, come vedete, in assoluta sicurezza, cosa più importante di tutte. E niente, dopo ci vediamo, dai, quando diamo il primo assaggio. Finiamo la cottura con un pochino di pepe, peperoncino, come volete voi. Io ce ne metto un po', così. Boh, questo si lascia ad Alessandro. Un'altra bella mestatina. Vedete voi, perché la salsiccia di per sé è già saporita, no? Quindi sale, pepe, vedete voi in base a come vi piace. Buon appetito. Buon appetito. Allora, se la pasta e fagioli dell'altra volta era buona. Buona. Molto. Se facessero nel ristorante ste robe lì, ci avrebbero pieno tutti i giorni. Tutti buoni davvero. Poi, oh, come si è detto l'altra volta, sarà. Ma nel bosco? È tutto più buono. È tutto più buono. Ma è l'aria, eh. È tutto, ma anche il vino, no? Dopo lo spazio per il caffè, il pecorino lo devo assaggiare, perché che cazzo, sarebbe un delitto non farlo. Mamma mia, che odore che ha. Un odore che tira in terra. Siamo dei signori. Salute. Fanculo che ci vuole male. Sempre e comunque. Già pronto. Magnata fatta. Aspetta, di magnata fatta, perché c'è ancora il pecorino lì e non si sa. Sta nebbia qua, ma noi non ci facciamo preoccupare, perché ci abbiamo fuoco, tarp, pecorino. Il nebbione è sceso, eh? Sì. Ma noi ce ne sbattiamo le palle. Che cosa, ecco, una nota per, insomma, le previsioni del meteo, perché oggi ci doveva essere sole. Ecco il sole, nebbia, percepita, temperatura percepita 32 gradi, qui sì e no, al di là che ora sono a maniche corte, ma perché c'è il fuoco qui davanti, ne avremo 15. Abbiamo fatto la prova, si fa il fumo dalla bocca. Ecco, a parte questo, quando uscite portatevi sempre un qualcosa poi da ripararvi, perché non si sa mai come possa andare. Più che altro se sono previsioni meteo fatte un po' a... alla penne di randagio. Ecco. Capito? Non male che ci abbiamo le bush box. Che scaldano. Che poi scaldano insieme al tarp, che mantengono un po' ovviamente la questione. Poi sarà
Caffè nel bosco, ragazzi, è un mondo a sé. Ah. Ci salutiamo i nostri amici. Ragazzi, la giornata, ahimè, anche in questo caso si è conclusa. Ci auguriamo che il video anche in questo caso vi sia piaciuto. A noi sicuramente la giornata ha fatto un grande pro, ci è piaciuta parecchio, si sta anche migliorando perché eravamo in un nebbione pazzesco. Comunque si sta diradando, in effetti. Come ha detto lui, state sempre attenti alle previsioni meteo e portatevi un tarp e una bush box per scaldarvi. E niente, dai, se il video vi è piaciuto lasciate un like, scrivete qualcosa nei commenti, condividetelo, se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo presto con un prossimo video. Cin cin alla salute. Nostra. Alla prossima, ciao. Yeah, boy.